E bella a tutti ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Siamo tornati con un video dedicato a Captain Tsubasa Ace. Carissimi, dopo il video appunto di ieri, finalmente sono riuscito a farlo anche oggi per fortuna, in cui abbiamo visto un po' tutte le novità che dovevano essere protagoniste di questo enorme, penso il più grosso mai fatto aggiornamento finora appunto del game. E quindi il video di oggi va un po' a braccetto con quello per chiudere l'argomento e dopo appunto aver provato un po' il game oggi darvi qualche feedback immediato, anche perché sapete collaboro con Dena e Dena mi ha chiesto appunto di fare un contenuto di questo tipo. Quindi mi raccomando, un bel like, a meno che cosa niente, mi aiuta davvero davvero tanto, e poi vi aspetto nei commenti perché è importantissimo anche il vostro feedback. Allora ragazzi, partiamo dalle cose macro. Oggi non rivedrò la lista come abbiamo fatto ieri in modo dettagliato, ma la suddividerò in qualche tema. Il tema, diciamo, estetico e di facilitazione dei menu, i nuovi contenuti intesi come nuove modalità di gioco e ovviamente, ragazzi, il tema gameplay, perché ci sono state tante, tante, diciamo, novità. Ecco, partendo dalla questione, quindi, la prima, ossia quella relativa a livello estetico e facilitazione di nuovi menu, c'è tanto da dire e secondo me la novità principale riguarda la formazione. Ma prima di tutto vediamo cos'è cambiato nella home. Abbiamo la modifica più grossa qui, ragazzi, nella parte sinistra dello schermo con le missioni. È cambiato drasticamente il metodo con cui vengono, diciamo, fuori queste notifiche, ed è molto più facile anche riscattare i premi con appunto questi punti esclamativi che vengono fuori. Inoltre, per vedere il classico menu che avevamo anche prima, per esempio sulle daily, dovete cliccare sul primo tab e vi rimanda alla stessa schermata che avevamo anche prima, dove vedete sono divise sempre le sfide, dobbiamo riscattare i premi e così via. Per quanto riguarda invece, ragazzi, il menu in basso a sinistra, qui è tutto uguale, ma se entrate in, per esempio, la Dream League, vedete che è cambiato proprio l'aspetto. Quindi abbiamo quella che era la schermata dei premi sulla destra, quindi premi di fine, in questo caso season o comunque day by day, quindi i gruppettini di giorni, e poi i premi invece di superamento punti sulla sinistra. Per quanto riguarda il resto del menu, non c'è molto, chiaramente hanno aggiunto le info su Gino e su Matsuyama, questo insomma già si sapeva che sarebbero usciti, il resto praticamente è tutto uguale con la novità della melodia in campo che la vediamo appunto nel punto. Andiamo avanti e arriviamo alla modalità Dream League, qui sono divise fin da subito il campionato da sogno, che è appunto la Dream League classica. La Coppa dei Sogni, che è la modalità appunto Coppa, quindi quella con i gironi che tra l'altro devo ancora fare. E poi abbiamo finalmente la modalità allenamento. Di questa non vorrei parlarne troppo oggi perché essendo una modalità, diciamo così, friendly, magari la si vedrà più avanti in un contenuto apposito. E poi ragazzi abbiamo ovviamente questa meravigliosa Constellation Cup che arriverà. E in particolare se andate a vedere qua, vedete che c'è questa torneo Ariete, proprio perché Constellation mi immagino che vogliano dare per ogni competizione, quindi mensile, insomma quello che sarà il nome appunto di una costellazione, e dovrebbe anche essere quella appunto dell'oroscopo in esse. Ora io non sono assolutamente un fan, però lo vedete, c'è scritto proprio focus sul concorso mensile sull'oroscopo, e quindi ecco, arriverà quella dell'Ariete. Questa è una modalità sì, però ancora non c'è, quindi non ne parlerò al prossimo punto, volevo solo accennarvela, la vedremo poi quando uscirà. Tanto è settimana prossima e non manca molto. Sempre in ottica, ragazzi, di migliorie estetiche, invece non è cambiato niente per quanto riguarda il menu estrazione, comunque niente di grosso, se non qualche formato, qui idem. E per quanto riguarda la prova in campo, chiaramente anche qui compare la modalità melodia in campo e poco altro. Veniamo quindi al resto, zaino praticamente tutto uguale, il negozio bene o male è lo stesso. Il menu, ragazzi, di dove vediamo la collezione, chiamiamola così, dei giocatori, quindi dove possiamo vedere tutti i giocatori, mi sembra inalterata. Non sono stato un power user di questa, ma a occhio vi direi che non è cambiato un granché. E per quanto riguarda, ragazzi, invece, ora sì, arriviamo alla modifica grossa, andiamo sul menu delle formazioni. Qui è stato fatto davvero un upgrade, secondo me, importante.
volto a semplificare. Oggettivamente, ragazzi, questo gioco era un po' acerbo, ma ci sta, cioè è un gioco nuovo, quindi è normalissimo, assolutamente, però uno deve dire quello che magari non era intuitivo e veloce, era sicuramente lo slot delle formazioni, in generale tutto il mondo di potenziamento dei giocatori. Hanno fatto una schermata dove è riassunto un po' tutto, quindi la parte sinistra e centrale è la stessa, con la differenza che non ci sono più numeri dei giocatori, perché ragazzi ormai i giocatori sono trattati con le lettere, quindi vedete B, poi chiaramente la lettera corrisponde sempre a un grading, però numerico, però chiaramente quello che emerge è una lettera, volto a semplificare e raggruppare per appunto potenza le varie categorie di giocatori, fino a SS, credo sia il grado massimo. La grossa novità sta sulla destra, perché si può finalmente, senza entrare nel menu dell'allenatore, andare a modificare e visionare quelle che sono le tattiche impostate dell'allenatore. Quindi in questo caso, vedete, io posso passare da una tattica all'altra direttamente qui e fare poi, chiaramente, salve. In più, vedete che c'è questa modalità in cui viene consigliata una nuova formazione, che comunque è carina, e sempre in termini visivi, se voi andate sull'allenatore, quello che vi dicevo anche ieri, è stato aggiunto e da me molto apprezzato una raffigurazione schematica con l'11 della tattica in corso, quindi cambiate la tattica, vi cambierà chiaramente lo schema, e un video dedicato, ora non ve lo faccio vedere, però c'è chiaramente un video dedicato. Questa invece era la vecchia schermata che eravamo abituati. Venendo alle schermate dei singoli giocatori, invece prendiamo ovviamente il capitano, vedete che qui è, diciamo, tutto uguale dopo l'aggiornamento che ci fu tempo fa, ma è cambiato, diciamo, qualcosina in termini delle tattiche, perché abbiamo questi tasti meravigliosi in cui possiamo andare a fare tattiche velocemente, quelle consigliate, e soprattutto vedete che abbiamo queste raccomandazioni per l'assemblaggio, che in realtà c'era già qualcosa del genere, ma mi pare l'abbiano fatto un capellino meglio, dove ruolo per ruolo e modulo per modulo vengono consigliate le migliori tattiche per quel giocatore. E chiaramente introduzione rapida è un tasto rapido dove vi va a caricare quelle consigliate. Quello che avrei preferito meglio, o comunque che l'avessero perlomeno un minimo affrontato, è questo, cioè il potenziamento rapido. A me sembra che sia rimasto uguale. Ditemi anche voi, ragazzi, cosa ne pensate, però. E chiaramente le tattiche sono ancora acerbe, perché non abbiamo ancora questi oggetti per rifarle. Qui vedo che ancora non ho un oggetto per farla, quindi è un mondo che affronteranno anche in futuro sicuramente, però ecco, io faccio una fatica incredibile tutte le volte a selezionare le tattiche da dare dentro, quindi le 2 stelle, le 1 stelle, le 0 stelle, a quelle chiaramente più importanti, e non è bellissimo. Comunque, tra parentesi, ho trovato finalmente una skill di tiro, non è 3 stelle, lo so, ma è 2 stelle, con 3 skill verdi su 4 per Tsubasa, e quindi ragazzi, gliel'ho dovuta dare, questa sarebbe perfetta invece per il buon comunque. Queste erano le novità principali, sicuramente ce ne saranno altre che mi sarò perso, però le principali, ragazzi, sono queste. E poi c'è tutta la parte qua, la vedete, insomma, hanno messo tutti questi titoli, vabbè, non voglio entrare nel dettaglio di queste cose, tra virgolette. Veniamo alla parte di nuove modalità, perché ve l'ho già anticipato, comunque abbiamo le modalità della Dream League separate, la modalità allenamento, ma soprattutto oggi vi voglio parlare, non avendo ancora a disposizione la Constellation Cup, della Melodia in Campo. Cos'è questa Melodia in Campo? Non è altro che una modalità PvE che è interessante perché innanzitutto è suddivisa su 2 difficoltà. Io vi assicuro, ho provato a fare la risonanza e ragazzi, prendo sberle da chiunque. Quindi la risonanza è veramente per chi ha account molto molto farmati, completi. Infatti vi consiglio un grado, S+. Io sono A+, se non erro, quindi S+, è molto alto. Mentre B, questo dovrei farcela senza problemi. Voi selezionate una difficoltà e chiaramente andate a giocare una partita. Qui vedete quelli che sono un po' i consigli, tra l'altro questi consigli sono stati aggiunti un po' a tutti gli scenari, quindi questo è comunque un'altra miglioria. Vedete quello che c'era anche prima, in realtà giocatore cruciale e tattica avversario spiegata, molto molto più carino a livello anche. Vedete che andate avanti, quindi sbloccate scenari nuovi, arriverete in fondo, avrete accumulato delle stelline e questi, ragazzi, poi lo vedete, è un po' come la modalità storia, quella è la via per i campioni, mi pare che si chiami. Cioè, andando avanti, accumulate queste stelline e ottenete queste ricompense. E occhio, perché ho notato con veramente piacere che finalmente hanno messo, vedete qua, la possibilità di prendere i profili per Ken, qua anche, e quindi spero di riuscire intanto a metterlo perlomeno in campo. Lo so, sono solo 3 profili, però tutto fa, e quindi ragazzi, vediamo.
sarà sicuramente carina questa modalità e poi non vedo l'ora anche di scoprire la successiva che uscirà settimana prossima. Quindi magari farò un video settimana prossima in cui andremo ad includere le novità di quella modalità per rendere più completo questo video. E veniamo ora, diciamo, un po' a quella che è la parte finale. Come avevo anticipato, infatti, ragazzi, ora parliamo di gameplay. Il gameplay è sempre un tasto dolente e sicuramente uno di quegli argomenti sento più pareri, anche spesso discordanti. Io vi parlo della mia esperienza di oggi. Dopo l'aggiornamento ho fatto 5-6 partite di Dream League con il vecchio modulo, quindi con questa squadra qua che vi mostro, ragazzi, datemi un secondo, quella appunto meta, perché era meta fino a ieri probabilmente, il classico 4-1-2 o 4-4-2 come si chiama qua, con un attaccante che fa la sponda per la seconda punta e tira. Ecco, io, ragazzi, con questo modulo non sono più riuscito a vincere una partita, veramente un disastro. Tutti pareggi, 0-0, 1-1, 2-2, così, contro avversari più scarsi nettamente. Quindi, siccome questa tattica probabilmente è stata nerfata indirettamente per le modifiche che hanno fatto al game, perché a detta loro non hanno toccato le tattiche, ma hanno toccato le skill dei singoli giocatori. Quindi magari Napoleon ci mette più tempo per stoppare la palla e passarla, gliela rubano, le intercettazioni sono più veloci, i contrasti, i passaggi lunghi sono diversi, quindi ecco, sicuramente ci sta che in questo momento non sia quella tattica migliore, e in tanti, anche appunto compagni del... i ragazzi delle Fenici lo stanno notificando. Quindi quello che ora farò stasera o comunque da domani è rimettere questa formazione qua, che è un po' l'altra formazione con cui giocavo, sia il 4-2-3-1, 4-5-1, e vedere come work, anche perché lo vedete lassù, finalmente, ragazzi, sono riuscito a fare Matsuyama e sono contento, perché non avrò bisogno neanche di pullarlo, avendo accumulato una marea di profili in queste settimane per lui, ce l'ho già maxato, quindi anche per me finalmente è il momento di provarlo e capire un attimino come girare, come più che altro metterlo in campo. Perché? Perché questa formazione non sono così sicuro di poi tenerla così. Quel Soda in quel ruolo non so se mi piacerà. Ho tolto, ahimè, ho dovuto togliere il buon Shingo per fare una formazione full SSR, tranne ovviamente il portiere, che però vi dicevo poco fa, spero di mettere presto Ken. E poi gli altri nerf l'abbiamo parlato ieri, quindi non sto a ridervi chi hanno nerfato, però in generale ho notato una difficoltà col 4-4-2 e ci tenevo a dirvelo, perché è sicuramente stata e forse è tuttora la formazione più usata. Quindi ecco, probabilmente non lo sarà più, è valida questa qua, è valido anche il 4-3-3. Nel 4-3-3 chiaramente occhio, ragazzi, perché dovete mettere un giocatore veramente forte a tirare. Su base è il giocatore perfetto, se non l'avete andate a mettere un Yuga, Napoleon o un Mizugi anche volendo, o un Tachibana come ala sinistra, mi raccomando. Questo qui invece mi piace un po' di più, perché è un pochino più compatto in difesa, un pochino equilibrato. E quindi ecco, nel complesso, per quanto riguarda il gameplay, ho notato un netto cambiamento. Vediamo ora quello che succederà. Aspetto ancora che è un gioco nuovo e quindi dobbiamo avere pazienza. Ci sta di avere questi cambiamenti repentini da un aggiornamento all'altro. Sembra quasi di giocare a FIFA, che fa un aggiornamento e cambia il gioco. Però vabbè, tutto molto bello. Ragazzi, io per oggi mi fermo qua. Volevo toccare con voi questi tre macro temi. Spero di esservi stato utile. Il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. È fondamentale per voi e per me. E ditemi la vostra. E vi mando un abbraccio. Bella a tutti. Ciao, grazie.